tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Amici sportivi, tifosi dei Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Biancherosso TV Sport del venerdì. Trasmissione di culto per gli amanti del vintage, sarebbe quello che della verità, Bari, questa ma, è una settimana che incomincia con una partita abbastanza difficile, continua con un'altra partita che praticamente ha quantomeno, ecco, l'altra partita è quella della in settimana che è con l'Empoli, c'è un fatto positivo, non abbiamo mai perduto in casa con l'Empoli. Professor Antonucci, mai. Non mi deve bruciare le notizie. No, parliamo perché dopo. Lunedì la invito ufficialmente con Gigi Frisini nella trasmissione a metà fra commento e presentazione, come abbiamo lunedì, fatto l'altra volta. Siamo qui, per questo ho rifiutato di andare a una parte per stare con te. Grazie. Ma più che con te, perché mi piace che tutti quanti, quando mi incontrano, vogliamo sentire la storia, vogliamo sentire la storia. E infatti, ho detto io, guarda che questa è una settimana abbastanza da ricordare, perché ad ottobre, il 27 ottobre, avrebbe fatto 90 anni Maestrelli. Il giorno dopo che è nato Maestrelli ci fu la marcia su Roma, il 28 ottobre 1922. Sono 90 anni di storia e stanno tutti sui libri del Bari. Quelli che devono leggere soprattutto i ragazzi e anche molti giornalisti. Bisogna leggere i libri storici. Sì. 080 501 9998. Facciamo così, oggi lasciamo perdere le telefonate perché abbiamo tanta roba, tanto voglio dire, gli amici possono anche mandare gli sms. Facciamo così, oggi mandate gli sms, se la regia mi può mandare un numero in sovrimpressione. Nel frattempo, visto che domani c'è Padova-Bari, sentiamo che ha detto Torrente di questa partita, sei d'accordo? Va benissimo. Andiamo, Torrente. E poi una brava persona. È una squadra, il Padova, che sta attraversando un buon momento, però è una squadra concreta, una squadra che non lascia niente allo spettacolo, ma va sul sodo, come è stato l'anno scorso il Sassuolo. E quindi mi aspetto una partita da tattica, da ripartenza. Io ho letto quello che avete scritto, no? Bari cambia il Bari, cambia. Io quando ho detto cambio è anche l'atteggiamento, avere pazienza nella fase di possesso. A volte noi, cioè la giocata la facciamo troppo in fretta, mentre bisogna avere pazienza perché non si trova la giocata ai movimenti che vogliamo. Accentuiamo le giocate con una squadra schierata, una volta che conquistano palla poi dopo ci hanno 40-50 metri di spazio e ti possono far male, come ci è capitato soprattutto a Castellammare. Quindi bisogna avere pazienza, cambiare vuol dire migliorare nella fase di possesso e stare attenti in quella occasione lì. Ecco, il cambiamento, forse mi sarò espresso male a fine partita, il cambiamento può essere qualche elemento per trovare un certo equilibrio, sia nella fase difensiva, sia a centrocampo, è uguale in attacco. Quindi se ci saranno dei cambiamenti saranno questo, ma l'assetto tattico non cambia, giochiamo 4-3-3 o giochiamo 3-4-3. Bellomo dipende dalle partite, però Bellomo, se guardo i numeri, è quello che ha fatto 3 gol, è quello che forse insieme a Junco o forse qualcosa di più, ha fatto più assi. Quindi ci saranno partite che Bellomo giocherà come ha giocato col Brescia, e sono partite che posso spostarlo più avanti, anche col Brescia. Poi quando ho inserito Sciaudone ho messo più avanti Nicole. Comunque dei numeri devo tener conto, no? Tener conto perché Nicola poi è uno che vede la porta. Vede la porta, il gol annullato, ha fatto un gran gol, ha tentato un tiro da metà campo, e questo ce l'ha. Allora, non una rivoluzione, ma qualche aggiustamento, insomma, nel senso che probabilmente Torrente per una porzione della gara col Brescia
ha visto la squadra non in difficoltà, ma che ha dato spazio agli avversari. Indubbiamente, indubbiamente, anche perché come tecnico che ne capisce più di tanti altri, però c'è un particolare che io vorrei sottolineare. Ho sentito e ho letto anche le dichiarazioni di Corioni, che è il presidente del Brescia, e ha detto: l'arbitro ha fatto di tutto per far vincere la squadra di casa, che sarebbe il Bari. Quell'altro, il mediano, come si chiama, sempre del Budel. Brescia, eh? No, quello là, che ha una certa anzianità nel Brescia, Zambelli, ha detto, dice, noi dovevamo stravincere a Bari. La verità è che oggi anche qualche critica che è stata mossa, o qualche appunto che è stato mosso al Bari, sarebbe stato nulla, anzi sarebbe stato un elogio, se Caputo e Almadoro avessero messo dentro quei due palloni. Era fatto. Sì, è vero, il Brescia ha fatto delle azioni che potevano concludersi positivamente con un gol, però anche noi, perché sempre dire è così, dobbiamo cambiare, cambiamo, vediamo che cosa accade, ma non è il cambio che porterà a una possibile vittoria, è l'entusiasmo, è la dedizione, è la concentrazione. Noi abbiamo fatto per 16 anni una rivista, l'abbiamo fatta col cuore, con la passione, e così devono fare i giocatori di oggi, quelli che sono rimasti e quelli che verranno ancora, perché solo così io mi posso ricordare del Bari, del settimo posto in Serie A, fatta da baresi, fatta da gente che correva, fatta da gente e da giocatori che sono rimasti nella storia di tutti quanti noi. Sei stato non chiaro. Di più, se possibile. È così, perché vedi, bastava che Caputo e Almadoro avessero messo dentro quei due palloni, che sarebbe stata l'apoteosi. Allora non dobbiamo fare come dice il buon Frisini, seguiamo soltanto la strada da dove va la processione della Madonna. No, dobbiamo essere anche obiettivi quando le cose non vanno bene come risultato. Perché domenica scorsa, quando è stato sabato sera o lunedì sera, a tutti quanti è piaciuto questo Bar, e noi andiamo a trovare il pelo nell'uovo e troviamo il pelo nell'uovo. Oggi ho mangiato l'uovo. Hai mangiato per questo, spero che non abbia trovato il pelo. Senza pelo. Gianni, anticipiamo un po' i precedenti tra Padova e Bari. Che trasferta è stata Padova storicamente per il Bari? Ma guarda, per la verità, ti devo essere sincero, nella storia di Bari, di Padova-Bari, c'è, si può dire, una primizia assoluta, perché il Bari ha ottenuto la prima vittoria esterna della sua esistenza in Serie A a Padova nel 1933. Il totale, vedi, questo è un disegno che mi fece bellissimo, il buon Colonna, Gallina, perché Galletto è il Bari, Gallina la Padovana, la Gallina. Ricordo, Padova. Lo cito, un ex speaker di Bari Canale 100, dove praticamente ho iniziato a fare radio, Franco Blasi, che è anche un attore di teatro, disse, prima di una partita che il Bari effettivamente andò a vincere a Padova, vedrete oggi pomeriggio il Gallo andrà in gop alla Gallina, questo disse, insomma, no? È curioso come sia un po' il derby dei Galli, fondamentalmente. Ma a dire la verità è stato sempre, una volta per esempio, mi ricordo, era a maggio 1960, stavano per ricominciare le Olimpiadi, e ci fu una partita memorabile allo Stadio della Vittoria fra Bari e Padova, e noi vincemmo 5-2, con tripletta anche di Erba. A proposito, al ritorno, quando giochiamo in Cascopa, lo dobbiamo chiamare, mo farà 83 anni, farà fra poco. E allora a questo punto posso dire che fu una partita memorabile, tant'è vero che dall'altra parte del Padova, che era il famoso, i Panzer di Rocco, era il Padova, ne ha preso 5-2, giocò nel Padova, era già tesserato dall'anno prima, un certo Tortul, che era stato, come dire, il principe delle squadre del Taranto, era stato l'uomo di punta, è stato un giocatore eccezionale, Tortul, dai tempi degli anni 50. Per cui questa prima vittoria del Bari a Padova coincide con la prima vittoria in assoluto in Serie A del Bari in trasferta.
esattamente, esattamente nel maggio 1933. Tra poco torneremo a parlare di Padova-Bari. Io peraltro associo, purtroppo non ho portato, a volte dovrei fare un po' mente locale su queste cose. Avrei dovuto portare una registrazione di una mia radiocronaca a Padova, perché io ho perso 3 volte la voce durante le mie radiocronache a Bari Canale 100, 3 volte, Bari. commentando il Bari. E una di queste è stata a Padova, perché il Bari di Materazzi aveva nel Padova uno degli antagonisti nella corsa per la Serie A. Il Bari andò a giocare al vecchio stadio, se non ricordo male ancora, Lappiani, e vinse 2-1 in una 2-1. partita che il Bari finì 9 uomini addirittura. Sì. Furono espulsi Montanari e un altro giocatore che non ricordo. Il Bari finì 9, Pedone. Pedone che Pedone, aveva segnato il gol che del aveva 2-1. segnato, e fu un Stavano ancora. assedio E questi incredibile, un chiedevano, assedio incredibile. seguite la trasmissione, cercate di Al apprendere. secondo gol del Bari, di Pedone proprio, fece un pallonetto al portiere, persi la voce e ho fatto più di un tempo senza voce. In quel tempo il Padova attaccava in una maniera incredibile. Il Bari era inferiore. Mi ricordo Fontana fece almeno una decina di parate eccezionali e giocò una grande partita a Lorenzo Amoruso che colpì almeno 50 volte il pallone di testa. Allora segnò, ricordo anche il marcatore del Padova, signor Simonetta, a 10 minuti Bravissimo, dalla dopo, fine. dopo il 2-0, 2-2-0, signor perché Simonetta. segnò Tovalieri l'altro gol. Tovalieri e Ah, Pedone. bravo, E bravo. ricordo un'altra azione molto bella di Gautieri che in contropiede si fece dalla porta del Bari alla porta del E Padova. poteva Stava andando. segnare, Esatto. tant'è vero che poi lo rimproverò anche Materazzi. Matera dice, vabbè, Vabbè, vabbè. Ok, pubblicità. Tra poco torniamo insieme.